Carissimi amici del Toro, buonasera. Ben ritrovati con il vostro oroscopo settimanale dal 10 al 16 luglio 2023. Nel frattempo ricordo a tutte quelle persone che non si sono iscritte al canale di farlo, se hanno il piacere ne hanno voglia, di spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E se avete bisogno di informazioni, consulti privati e quant'altro, potete tranquillamente trovare il mio numero di telefono sotto la voce descrizione. Quindi potete mandarmi un semplice messaggio, WhatsApp, Telegram, come volete. Andiamo a vedere cosa vi riserva questa settimana per voi del Toro. Se ho detto un altro segno, scusatemi, no, voi del Toro. Il Toro, segno del Toro, dal 10 al 16 luglio 2023. Segno del Toro, il Toro, dal 10 al 16 luglio 2023. Andiamo a vedere come sarà questa settimana per voi. Toro, dal 10 al 16 luglio 2023, come sarà questa settimana e quali saranno le novità? Vediamo un po' cosa vogliono dirci le nostre carte. Toro, segno del Toro, dal 10 al 16 luglio 2023. Un Toro in crisi. Oh là là, un Toro in crisi per una persona in particolare, dove sta aspettando una giustizia. Ci sono delle difficoltà in questa settimana, carissimi amici del Toro. Che cosa vi sta succedendo? Ah, ecco perché. Dovete chiudere un ciclo. Dovete chiudere o state chiudendo un ciclo di impedimenti, di blocchi, quindi sono questi blocchi che andranno a determinarsi, cioè andranno a interrompersi, a finire. Comunque, andiamo avanti e andiamo a vedere questo 3 di coppe rovesciato. Quale altra informazione vuole dare al segno del Toro dal 10 al 16 luglio 2023? Quale informazione vuole dare al segno del Toro? Ci sono probabilmente delle problematiche a casa, in famiglia, nella coppia, qualcosa che vi manda in tilt, in crisi, magari una terza persona, qualcuno che vi sta vicino, oppure possono essere anche delle situazioni burocratiche, legali a causa di una terza persona che dovete sistemare, che vi creano dei dubbi, oppure comunque ci sono ancora delle ferite che vi portate avanti. Vediamo questo 10 di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno del Toro in questa settimana dal 10 al 16 luglio 2023. Volete una vittoria su questa persona? La vostra vittoria in un certo qual modo è proprio perché per quelle situazioni che non sono state portate avanti, ok? Volete una vittoria perché? Perché avete capito perfettamente che manca il coinvolgimento emotivo, manca, c'è qualcosa che vi ferisce, qualcosa ancora che vi fa male, avete comunque dei dubbi e volete proprio il vostro trionfo, trionfare nello scoprire probabilmente qualcosa oppure nel portare a termine comunque un vostro compito, molto decisi, molto determinati in quello che volete. Qualcuno di voi, per qualcuno invece di voi, c'è un legame d'amore in arrivo, qualcosa di nuovo, qualcosa che vi fa star bene. Vediamo questo 10 di spade, quale altra informazione vuole dare al segno del Toro dal 10 al 16 luglio 2023.
Mi sa che dovete parlare con qualcuno, chiarirvi con qualcuno di questa chiusura, del perché c'è stata questa chiusura o del perché volete chiudere. Un qualcuno che vi ha creato comunque sia un blocco, un qualcosa che vi fa male, un qualcuno dove non si riesce a trovare un punto di incontro, non si riesce a trovare un accordo in linea generica. C'è una giustizia per voi, chiaramente. Ma dovete parlare, è come se in un certo qual modo, non dico dare spiegazioni, ma dovete essere molto molto chiari. Sette di spade, quale altra informazione è da dare al segno del toro in questa settimana dal 10 al 16 luglio 2023? Anche qui ci sono delle difficoltà, un qualcosa che deve essere concluso, degli impedimenti, dei blocchi magari su quello che desiderate e volete. Attenzione a non ricadere negli stessi errori, attenzione a non ripetere e commettere gli stessi errori. Cercate di superare quelle difficoltà che magari si possono presentare in questa settimana. Continuate ad andare avanti, andare per qualcosa comunque di nuovo. O voi siete in crisi per questi blocchi, per questi impedimenti, oppure siete voi che avete messo qualcuno comunque in crisi. Vedo proprio nella coppia ci sono dei blocchi, degli impedimenti. Non tornate assolutamente a rifare gli stessi errori, vi raccomando, ma piuttosto andate verso il nuovo. Otto di coppe, quale altra informazione vuole dare al segno del toro in questa settimana dal 10 al 16 luglio 2023? Amorevoli, come sempre, donate il vostro cuore, volete innamorarvi, se siete già innamorati, molto equilibrio, molta stabilità comunque nella vostra vita. Attenzione a chi vi racconta bugie, a chi vi promette e non mantiene comunque le promesse. Vedo che siete comunque indirizzati per la coppia, per una storia, come vi ho detto prima, per un legame. Siete nelle condizioni di avere il vostro equilibrio, la vostra stabilità ed essere propensi comunque a quel qualcosa di nuovo. Attenzione però, come vi ho detto, a chi vi inganna, a chi vi dice le bugie, non ricadete nelle stesse situazioni a rifare gli stessi errori. Perché qualcuno comunque sia potrebbe deludervi. Qualcuno potrebbe deludervi, potrebbe pensare solo ed esclusivamente a se stesso, qualcuno potrebbe mandarvi eventualmente in crisi, quindi prestate attenzione a non rifare gli stessi errori, a procedere, a andare avanti per il nuovo, ripeto. Vediamo come si concluderà questa settimana per il segno del toro dal 10 al 16 luglio 2023. La conclusione di questa settimana per il segno del toro, dal 10 al 16 luglio 2023. Molto concentrati sul vostro futuro, però ci sono delle situazioni che, ripeto, sono ancora bloccate. Dovete riflettere? Dovete riflettere bene come cercare di chiudere questo ciclo, far finire, terminare questi blocchi, ok? E pensare comunque sia al vostro futuro. Superatele queste difficoltà. Ripeto, non cadete negli stessi errori, perché potreste rimanere comunque sia delusi. Potreste rimanere delusi da qualcuno, ok? Questo è quanto, carissimi amici del Toro. Io vi ringrazio e ci vediamo, ci sentiamo alla prossima.